Patrizio News. Eccola qua. Il TG del turismo. Sì, esatto. I nostri consigli ai turisti, dove andare, quando, come, eccetera. Da tu da dove sei? Ah, io sono qui in redazione a Bologna. Bravo. E io sono... Dove sei? In Galles, al... Ma dove, scusa? Un nome stranissimo, ma è questo. Perché andare fino in Giappone? Perché andare fino in Giappone a vedere la fioritura dei ciliegi, che oltretutto c'è già stata, quando potete vedere la fioritura dei ciliegi a Vignola, vicino a Modena, per la grande festa dei ciliegi in fiore, quest'anno dal 1 aprile al 10 aprile, ecco. Sì. C'è anche un gruppo, eccetera, che si chiamano così, che organizzano giri nel castello, e poi c'è anche la scala del Barozzi, fantastico, un architetto importantissimo. Ah, la scala c'è anche, e poi sì. C'è la torta Barozzi, quella la sapevo anch'io, è una ricetta squisita. Va bene, seconda notizia, un avviso importante ai turisti. Quest'anno, col ponte del 25 aprile, se lo gestite bene, potete avere ben 4 giorni di ferie e quindi potete fare una gita, magari anche al mare, ma le città d'arte, in Europa, eccetera, eccetera, perché il 25 aprile cade di martedì, quindi facendo il ponte lunedì, partite venerdì, sabato, domenica, vabbè, questa si cosa può fare, si può è importante. Fare. Napoli, teatro della sanità. Allora, una notizia veramente da una parte positiva, nel senso che Napoli ha una fioritura, diciamo, di sceneggiati, di film che vengono girati lì, di turisti che arrivano, eccetera, ma proprio alla sanità ha chiuso il teatro della sanità. Ora, il nuovo teatro della sanità, che era stato aperto anni fa proprio dagli artisti che volevano appunto portare, diciamo, la tradizione napoletana, quindi in un quartiere che è risorto in tutti i sensi viene chiuso proprio l'identità. Questo non va bene, non va bene. No, e noi turisti dovremmo invece cercare che le strutture culturali rimanessero vive, esatto. Il quartiere di Totò, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, a Bologna, in questo weekend, 1 e 2 aprile, nello spazio Dumbo, c'è la fiera del cicloturismo. È molto interessante e molto importante perché non ci sono solo itinerari possibili, eccetera, ma stavolta ci sono degli stand anche a livello tecnico, molto interessante, la manutenzione della bicicletta e poi tutti i vari accessori e poi i vari bike hotel dove potete organizzare i vostri giri in bicicletta. Vai ancora in bicicletta tu? No, non vado perché davanti a casa mia a Bologna passa un autobus terribile e tutte le volte che io uscivo rischiava di... E sì. Poi ti rubano la bicicletta. Vabbè, a Bologna questo... ti rubano la bicicletta. Sì, andiamo avanti. A me hanno rubato sempre le biciclette. Sì, anche a me, però non è per... Esatto. Vai, vai. Se vi piacciono gli animali, dovreste andare a Tallinn. È una meta molto, molto apprezzata. Quest'anno è capitale verde d'Europa, ma fondamentalmente, al di là della transizione verde e tutto quello che stanno facendo da questo punto di vista, la capitale dell'Estonia ha la caratteristica di avere più animali all'interno, diciamo, della zona, diciamo. Ci sono, convivono 450.000 abitanti con ben 200 specie di mammiferi, alci, caprioli, castori e anche orsi, sciacalli e ricci, ma non ci sono, i cinghiali. Per quelli dovete venire a Roma. Ecco, lo segnala questa notizia, la segnala il sito Pet Me, si scrive così, sarà Pet Me, ma insomma, vabbè, dedicato appunto agli appassionati di animali. Altra notizia, il 2023
dal punto di vista artistico è un anno speciale, perché sono 50 anni che è morto Pablo Picasso. Sì. Vi potete immaginare cosa faranno in Spagna, quindi attenzione, ci saranno un sacco di dimostre, di iniziative, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì. Per esempio a Barcellona da giugno comincia una mostra che si annuncia molto importante, Picasso y la ceramica española, al Museo Duodiceni, e poi ne partirà un'altra, Miró e Picasso, al Museo Picasso della Fondazione Miró. Insomma, comunque un sacco di iniziative in Spagna e non solo. Su Picasso, e che la cosa meravigliosa è che, per dire, ci sono state delle mostre anche su Picasso all'inizio, cioè Picasso non dipingeva così, ma mi faceva i paesaggini, le cose carine, tutte così. Fare il, no, davvero, e poi dopo si è messo a fare queste cose. Dai, guarda, una notizia. Allora, ma sempre per una cosa che riguarda la pittura, presso lo spazio Circolo di Bellano, a Lecco, l'archivio Vivitali presenta la mostra di Franco Battiato, La realtà non esiste, a cura appunto di questo Vitali, fino al 9 luglio. Ora ci sono esposte vari quadri, opere del musicista, eccetera, eccetera. Come? E che secondo me... non è che dipingeva per fare un'opera, no? Ma dipingeva per meditazione. Ma perché dipingeva? A me diceva così. Battiato? Non sapevo. Certo, sì, sì, era, sì, si era messo a un certo punto, si era messo a dipingere, così come si è messo a fare anche dei film. Altra notizia: ripartono le corse del treno di Dante, cioè lungo la rotta dell'esilio di Dante Alighieri, e quindi da Firenze a Ravenna, dal 15 aprile al 14 maggio, corse ogni weekend, però il 25 aprile e il 1 maggio ci saranno due corse speciali. Ecco, questo è interessante per il territorio che viene attraversato da questo treno di Dante. Romagnolo, allora... Senti, posso dare una notizia che c'è già stata? Come ci sei stata? Sì, nel senso che c'è già stato, dopo l'interruzione delle pandemie, eccetera, eccetera, è tornato il carnevale medievale di San Casciano, in Val di Pesa, vicino a Firenze, vicinissima a Firenze. È una rievocazione che prevede 800 figuranti per le strade, tutti vestiti medievali, che fanno anche degli spettacoli, delle cose, insomma, anche scenografiche, organizzate da loro. Sì, quest'anno ha vinto la Contrada del Leone. Io non ci sono stata perché stavo male, ma insomma mi è dispiaciuto. E ecco, questo è dare un sostegno a tutto quello che viene organizzato appunto dalla gente, no? Sì, ho capito, ma potevi almeno inventare la rubrica Cosa vi siete persi? Perché c'è già stato e quindi sarà per l'anno prossimo. Vai avanti. Sì. Scoperta una piroga dell'età del rame. L'ha scoperto un signore che, appunto, andando vicino a un fosso, ha trovato un pezzo di legno che era proprio istoriato, no? E allora l'ha portato alla sovrintendenza, e che cosa è successo? Sono andati a vedere e hanno trovato una piroga scavata da un tronco d'albero unico di 9 metri di lunghezza, è enorme, di 65 centimetri di larghezza, quindi sono riusciti anche ad allargarlo con una certa perizia, del 3000 avanti Cristo, voglio dire, sono cose che a te piacciono tanto. Allora sì, sono cose che piacciono tanto perché mi fanno capire, questa cosa è stata trovata appunto a Copparo, provincia di Ferrara. Vabbè, quindi venite a Copparo, andate in giro per i fossi e andate a trovare che magari trovate qualche altra piroga. Ma la cosa appunto che mi fa pensare è questa, che naturalmente io lo posso dire, faccio un crowdfunding. Un crowdfunding, cioè una raccolta fondi volgarmente, ecco. E c'è scritto qui su Eppela, e potete contribuire. Perché fra i tanti argomenti c'è appunto la storia dei popoli del mare. Ti ricordi che siamo andati in giro a cercare appunto via fiume, via mare, tutto il nostro passato. Il nostro passato è molto più sconosciuto di quanto non sappiamo. Vabbè, adesso concludi, nel senso, fai vedere la rivista. Fatto vedere la rivista, allora c'è la rivista in edicola, la rivista. Ma no, non è quella lì, quella lì è quella precedente, la rivista giusta è questa. Ah, è
Ecco, c'è la rivista in edicola, questa rivista. Sì, vabbè, questa rivista. La rivista andate in edicola come, e prendetela, ci sono tutti i QR code, digitale, bene, dai, basta che la facciamo troppo lunga. E allora arrivederci alla prossima edizione del TG del Turismo. Siusi e Patrizio News.